Grazie. Allora, ho presentato quest'ordine del giorno e devo innanzitutto ringraziare anche il consigliere Terranova per avermi aiutata a scriverlo su un tema che in questi anni io ho sempre seguito, prima come presidente di commissione urbanistica e poi come consigliera, membro di quella stessa commissione. Il tema è un tema noto a tutti, il tema delle affrancazioni. Tra l'altro, nelle illustrazioni, diciamo, negli interventi, sul bilancio generale, ho visto che anche molti consiglieri delle opposizioni hanno fatto riferimento a questo tema specifico come un tema che presenta alcune criticità. Devo però, insomma, dire che, diciamo, in questi anni noi non abbiamo mai smesso di lavorarci, mai smesso di seguirlo e, con l'obiettivo principale di snellire le pratiche, di velocizzarle, di dare una risposta tempestiva, ai cittadini. Quindi io con quest'ordine del giorno, faccio un po' la storia di quello che è successo in merito all'affrancazione in questi ultimi anni e ripercorro quindi tutte le attività che noi abbiamo fatto come Assemblea Capitolina per dare degli indirizzi affinché appunto si riuscisse a sveltire e anche a evadere le istanze di affrancazione che in numero veramente cospicuo sono arrivate all'amministrazione in questi anni. Arrivo comunque diciamo, agli avvenimenti più recenti e ricordo che una delle ultime delibere che abbiamo approvato in aula è stata la delibera numero 103 del 2020 che prevedeva proprio delle semplificazioni per la presentazione delle istanze di affrancazione e successivamente a fine del 2020 è stato emanato un decreto attuativo del MEF che è entrato in vigore soltanto il 25 novembre del 2020, quindi molto recentemente, che riguarda appunto il regolamento recante la rimozione dei vincoli del prezzo gravanti sugli immobili costruiti in edilizia convenzionata. Questo decreto è arrivato con un estremo ritardo perché rispetto alla modifica del comma 49 bis dell'articolo 41 della legge 448 del 98, noi ci attendevamo appunto il decreto attuativo che avrebbe unificato a livello nazionale questa normativa in tempi rapidi. Invece sono passati 18 mesi, 18 mesi nei quali sicuramente l'amministrazione non poteva fermarsi, dovevamo comunque continuare a dare una risposta ai cittadini, anche perché sapete meglio di me che le pratiche, le istanze di affrancazione sono necessarie in molti casi per giungere alla stipula dei rogiti, quindi delle compravendite, dei passaggi di proprietà di questi immobili e di fatto non potevamo fermare, bloccare queste istanze in attesa che venisse emanato appunto questo decreto attuativo. Per cui noi abbiamo dato un indirizzo molto chiaro con una mozione votata in aula all'unanimità, mia prima firma, agli uffici, dicendo appunto che in attesa di questo decreto attuativo, comunque gli uffici avrebbero dovuto continuare a lavorare le pratiche. Che cosa è successo? Ovviamente che con l'emanazione di questo decreto il calcolo derivante per il corrispettivo di affrancazioni risulta diciamo in molti casi inferiore a quello previsto dalla delibera da noi votata in assemblea capitolina, quindi è sicuramente diciamo è certo che molte delle persone che nel frattempo hanno stipulato queste convenzioni con l'amministrazione chiederanno il rimborso, anche perché le stipule prevedevano una dicitura appunto salvo conguaglio, cioè nell'attesa appunto che il decreto del MEF uscisse.
si è continuato a stipulare inserendo appunto questa postilla nella convenzione, per cui l'amministrazione già sapeva che avrebbe dovuto procedere ai ricalcoli di questi corrispettivi e quindi anche prevedere un rimborso delle quote versate dai cittadini dal momento in cui la legge è andata in vigore. Per cui nella commissione dell'11 gennaio 2021, una commissione congiunta urbanistica bilancio, è emerso che il Dipartimento PAO ha fatto delle stime su questi rimborsi che l'amministrazione dovrà pagare. Le richieste appunto stanno cominciando a pervenire e secondo noi erano. Consigliera, mi scusi, ma devo interromperla perché sulla delibera sono state presentate due questioni, una pregiudiziale e una sospensiva, per cui devo recuperarle. Poi riprenderemo dalla trattazione degli ordini del giorno. Va bene, allora dopo ricorderò che ero nella fase conclusiva. Grazie. Allora, grazie Presidente. Ovviamente non farò perdere tempo all'Aula perché avevo già illustrato in parte l'ordine del giorno, il contenuto nel mio intervento precedente. Quindi vado a concludere dicendo che è dunque necessario per l'amministrazione prevedere delle somme che possano coprire questi rimborsi che verranno sicuramente richiesti dai cittadini che hanno già stipulato le convenzioni di affrancazione. Quindi nei prossimi mesi sarà necessario un monitoraggio costante per avere appunto le indicazioni esatte sul fabbisogno e sarà necessario appunto da parte della Ragioneria Generale prevedere un vincolo sulle entrate per assicurare che ci siano le necessarie coperture per pagare questi rimborsi. L'Assemblea Capitolina quindi con questo ordine del giorno impegna la Sindaca e gli assessori competenti a mettere in campo ogni iniziativa per garantire ai cittadini destinatari dei rimborsi derivanti dal ricalcolo dei corrispettivi quanto loro di diritto in base appunto al decreto attuativo 151-2020, prevedendo nel bilancio di previsione i necessari vincoli sulle entrate. Questo sostanzialmente perché noi vorremmo evitare che queste richieste di rimborso poi si trascinino negli anni a venire, magari tramutandosi in debiti fuori bilancio che provocherebbero sicuramente un danno all'amministrazione, perché in questi anni noi abbiamo visto quanto lavoro è stato necessario da parte degli uffici, da parte dell'OREF per lavorare queste delibere. Ogni debito si trasforma in una delibera, portando via tante energie e tanto tempo a questa amministrazione e gravando anche dal punto di vista economico per il calcolo anche degli interessi. Invece, prevedendo queste somme in bilancio, si può procedere tranquillamente con delle determine dirigenziali al pagamento degli stessi. Quindi, spero, visto che anche le opposizioni hanno tirato in ballo la tematica nei loro interventi, che l'ordine del giorno sia accolto favorevolmente e venga votato all'unanimità. Grazie.